Salve, in questo video parleremo di organizzazione. Parleremo dell'organizzazione dell'azienda sanitaria US 18 di Rovigo. Siamo nel novembre del 2015, perché vi dico questo? Perché è probabile che dal gennaio del 2016 alcune cose nell'organizzazione cambieranno. Per analizzare questi aspetti, cioè l'organizzazione dell'USL 18, noi utilizzeremo come guida l'organigramma pubblicato nel sito dell'istituzione stessa. Bene, cominciamo ad analizzare questo organigramma. Io consiglio naturalmente di scaricarlo dal sito, e così lo avete davanti a voi. Allora, inizia con l'apice, abbiamo il direttore generale, quindi abbiamo un direttore generale. Fanno capo al direttore generale il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. Quindi uno, due, quindi possiamo dire che abbiamo tre grandi aree all'interno dell'azienda 18. Naturalmente il direttore generale ha a disposizione, per così dire, alcuni servizi che sono specifici della sua funzione, per esempio la programmazione territoriale, oppure per esempio la formazione del personale, oppure per esempio altri aspetti come i rapporti con il cittadino. Ma veniamo ai tre direttori. Allora, il direttore amministrativo si occupa sostanzialmente di aspetti di tipo amministrativo e di tipo tecnico. Fra gli amministrativi possiamo vedere gestione delle risorse umane, affari generali, ufficio bilancio. Fra il dipartimento tecnico abbiamo servizio tecnico, gestione beni e servizi, gestione reti informatiche, quindi è una particolarità specifica. Vediamo il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, che ha sotto di sé il distretto sociosanitario, i distretti sociosanitari, il Dipartimento della Salute Mentale, della funzione delle dipendenze. Sono degli argomenti che sono nel territorio. Il direttore sanitario. Il direttore sanitario si occupa sostanzialmente dei due grandi aspetti della medicina. Il primo, la cura, e quindi abbiamo l'ospedale, o meglio gli ospedali. Il secondo aspetto è quello della prevenzione, dipartimento di prevenzione. Ora noi leggiamo solo alcuni dei punti che ci interessano. Partiamo dal dipartimento di prevenzione, eccolo qua. All'interno di questo dipartimento di prevenzione abbiamo delle unità operative che si occupano di igiene, sanità pubblica, alimenti, lo SPISA, cioè prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, servizio animale, igiene degli allevamenti, quindi tutto ciò che riguarda la prevenzione. L'altro grande ramo riguarda la cura, quantitativamente più grande. Nella USL 18 ci sono due ospedali, uno a Trecenta e uno a Rovigo. Ebbene, sotto questo, diciamo, questo ombrello, cosa abbiamo? Tutti i vari dipartimenti ospedalieri: dipartimento oncologico, chirurgico, materno-infantile, dipartimento neuroscienze e testa-collo, dipartimento di medicina specialistica, dipartimento di medicina, dipartimento servizi di diagnosi e cura, dipartimento urgenze e emergenze e dipartimento trasfusionale. Quindi tutti questi dipartimenti fanno capo alla sezione, diciamo così, ospedale. Direttamente sotto questo aspetto abbiamo le direzioni mediche dei due ospedali. Quindi, se vogliamo rappresentarlo evidenziando, come dire, i flussi di coordinamento, quindi un direttore generale che ha sotto di sé 1, 2,
e tre direttori, diciamo, mettiamo meglio il foglio, eccolo qua, un direttore generale con tre direttori, ciascuno con le proprie funzioni. La seconda, come dire, ramificazione riguarda il direttore sanitario, che a sua volta deve occuparsi di prevenzione e di ospedale. Tutti gli altri aspetti sono organizzati in unità operative. Le unità operative possono essere unità operativa complessa, unità operativa semplice e unità operativa semplice dipartimentale. Queste sigle possono anche non voler dire niente, ma non sono altro che le modalità con le quali ci si organizza. Ecco, all'interno di questo organigramma ci sta tutta la struttura della ULSS 18 di Rovigo. Ripeto quello che ho detto all'inizio, siamo nel novembre del 2015, sappiamo che la Regione Veneto, che deve coordinare queste USL, ha intenzione di modificare il numero di unità sanitarie locali sul territorio. Probabilmente il prossimo anno le due aziende sanitarie, la numero 18 che di Rovigo e la numero 19 di Adria, verranno unite, e probabilmente l'organizzazione e quindi il nuovo organigramma potrà essere anche diverso dal precedente.